Ritrovati a tutti e benvenuti in questa nuovissima conferenza della Apple. Quest'oggi andremo a presentare il nuovo iPad 3422 Pro. Può contenere fino a 412 golem, due giganti, tre pekka, tre goblin arcieri che non esistono, ma va bene lo stesso. E ora la smettiamo di dire stupidaggini. Bene ragazzi, questo è Happy, bentornati in questa nuovissima video della serie Clash Royale. Quest'oggi giocheremo il draft con i bauli d'oro, però, il che significa che avremo pochissime opportunità per poter scegliere. Poche opzioni, tantissime sclerate garantite, perché non riusciremo a vincere manco per sbaglio, che so salito a 5700 trofei, sto andando in extra bit, ho bisogno di un respiratore artificiale perché non gliela fo più, c'ho anche sto colletto e mi tiene stretto, aiuto! Non so se avete capito qualcosa, mi raccomando ragazzi, se volete sostenermi un pollicione in su, commentate, iscrivetevi alla campanellina, io vi auguro una buona visione. E siamo dentro al nostro account con 5697 trofei. Quest'oggi andremo ad aprire i premi che vedete del Pass Royale e per ogni baule andremo a scegliere una carta che comporrà il mazzo che utilizzeremo quest'oggi. Perché guadagno trofei e poi mi invento delle challenge per perdere i trofei? Sono matto! Ad ogni modo non perdiamo tempo, iniziamo subito dal primo baule d'oro. Abbiamo delle gemme ovviamente. Bombarolo prima opzione, mi piace molto tra l'altro. Spirito del ghiaccio, cacciatore che non ho praticamente mai usato, e tre moschettieri che non prenderò molto probabilmente, un'arma a doppio taglio molto pericolosa. Una carta che potrebbe sicuramente aiutare all'interno del nostro mazzo è il bombarolo, quindi lo andiamo immediatamente a posizionare. Questo sempre se riesco a trovarlo, perché non è mica detto. Dove sta? Mucchietto d'ossa, dove sei? Ti nascondi da Step? Eccolo qua. E lo piazziamo qua, al primo posto. Ritiriamo il nostro gettone di scambio leggendario per il clan e proseguiamo con il secondo baule d'oro. Dei jolly rari che non ci servono, ma limitano le nostre chance. Draghi d'ossa, spiritello elettrico, oppure il golem. Ma perché mi capitano delle scelte così complicate? Io i draghi d'ossa ce l'ho di livello bassissimo, però il golem è troppo costoso. Va bene, dai, golem sia. Visto che i draghi d'ossa non li ho praticamente mai usati, piazziamo il golem qua in seconda posizione. Alza un po' il costo del mazzo, ovviamente. Potremmo potenziarli, ma non c'avemo il cash. Colpo di scena, c'è una moneta magica da poter prendere. Per cosa? Potrei farlo per una roba che costa 100.000, ma in questo caso mi converrebbe per una che ne costa 75. C'è sta regina degli arcieri, raga, che mi aspetta da un botto di tempo. Il primo campione che posso portare a livello 14 e dagli sta moneta magica, non ci pensiamo più. Forza, primo campione che portiamo a questo livello, pazzesco. Andiamo a ritirare ovviamente la nostra moneta magica. E tra l'altro qua c'è anche un baule super speciale. La carrellata d'oro, fa sempre comodo, un botto di jolly. Ok, non mi dare solo jolly però. Sono messo nella me in questo modo. Mi hai dato solamente jolly. C'è un campione, è vero, mi ero scordato, ti prego dammi la regina che l'abbiamo appena potenziata. Accidenti a tua sorella. Non so se avete capito la situazione in questo momento. Noi dobbiamo per forza mettere il re degli scheletri nel mazzo, perché è l'unica carta effettiva. Che fortuna, non abbiamo neanche appena potenziato la regina. A questo punto sapete cosa? Lo portiamo immediatamente a livello 12. Non ci pensiamo troppo. È vero, sono 35.000 monetine, ma ci sta. Portiamo in saccoccia 10.000 d'oro e proseguiamo con un altro baule. Dai, dammi delle carte invece darmi solamente jolly. Abbiamo dei barili d'ossa, il bocciatore o i maiali royal. Prendo loro. Devo considerare però che il barile d'ossa quando esplode crea gli scheletrini. Se il mio re degli scheletri è in campo mentre muoiono gli scheletrini, prendo un botto di anime. Ma chi me l'ha fatto fare? Prendiamo delle botte disumane. Diamogli intanto dei jolly magari, che ne dici? Lo portiamo a 1000 subito, vai, livello 11. Ho altri jolly a disposizione. Con 1500 lo portiamo anche a livello 12. Let's go! Sto potenziando delle carte che non userò mai. Riverga altri 100 jolly già recuperati. Si parte un quinto baule. Abbiamo la gang di goblin. Abbiamo una scarica. Un ulteriore barile d'ossa. E lo spiritello della cura. La gang di goblin molto buona che ricarica il re degli scheletri. Però la scarica secondo me è fondamentale, perché può interagire anche nel campo avversario. Per ora non abbiamo trovato altri incantesimi disponibili, direi di mettere la scarica. Mancano solamente tre carte, ve lo dico. Altro baule d'oro, vediamo un pochino. Macchina volante, ariete da battaglia o gigante elettrico. Beh, penso sia fuori questione, lui mi fa costare troppo il mazzo. In questo caso mi sa tanto che prendiamo la macchina da guerra. Comunque attacca
anche l'unità volanti è molto forte se portata a un livello alto. Macchina volante, non macchina da guerra, non mi chiedete perché io l'abbia chiamata così, va bene. Possiamo portarla a livello 10 e volendo dargli anche dei jolly, perché no? Se ne approfittiamo e la portiamo immediatamente a livello 11. Nei premi da ritirare abbiamo un jolly leggendario e poi un baule da aprire. Dopo non ci saranno più bauli. Consegna Royale, mortaio, pecca oppure il mega sgherro. Andremo di mega sgherro in questo caso. Voglio comunque anche delle unità che non costano un occhio della testa e mi aiutino anche per quanto riguarda la difesa aerea. Purtroppo l'ultimo premio che abbiamo a disposizione sono un jolly leggendario e un libro delle carte rare, quindi ci manca una carta all'appello. E cosa ci fa qui un baule cangiante pronto ad essere aperto? Proprio per questo motivo, così possiamo anche modificare le carte. Per fortuna una marea di draghi d'ossa, forse fin troppi, tantissime terremoto, cacciatori, gigante goblin, c'è la specchio, c'è una leggendaria. Non mi dire che l'ultimo è un campione, non avrebbe senso. Arciere magico e c'è pure il campione. Pazzesco, raga. Di nuovo il re degli scheletri, mai una gioia. Immaginatevi se ci avesse dato adesso la regina degli arcieri. Io provo a mettere dentro l'arciere magico, ma non vi prometto niente. Gli diamo anche un piccolo level up in più. È un mazzo completamente a caso, come avete visto. Non so come faremo ad uscire vivi da una partita. Non so se sarà fattibile. Abbiamo 3 game a disposizione. È molto probabile che li perderemo tutti quanti. Parte contro Flash della Dragon Army. Va subito di Princess in questo modo. Mamma mia che fastidioso. Boom, re degli scheletri dietro. La Princess te la esplodo. Grande che mi metti in questo modo gli spiritelli. Guadagno un botto. Fantastico, ci sto. Golem in pompa ma... No! Disastro. È finita, raga. È finita. Posso anche spawnare 7 milioni di scheletrini, ma non cambierà assolutamente niente. Sì, faccio perdere un po' di tempo al mio avversario, ma a che prezzo? Ripeto, non so cosa accadrà, ragazzi. Purtroppo il mio arciere magico neanche è riuscito a connettere la torre. È un colpicino, daglielo. No, spara in diagonale lui, perché gli piace così. E allora va bene. Che sa fare? Non ne ho idea, sinceramente. È arrivata una congelo da parte dell'avversario. La torre va giù. Beh, non c'è proprio verso di salvarla. E che mi invento mo? Non ho idea. Io so che lui c'ha gli sgherri, ma come glieli contrasto gli sgherri? Non posso farlo. Butto una macchina volante là sopra. Arriva la congelo del mio avversario. Mamma mia, che fastidio. Piazza questo in tempo e ci prendiamo anche l'anima. Oddio, ora non lo so mica com'è messa la situazione però, Cioè in questo momento se lui dovesse buttare robe... Oddio, spawniamo il mondo, raga. Spawniamo il mondo, ve lo dico. È follia allo stato puro. Siamo in base sua con tutto quello possibile e immaginabile. Oh my god, what is happening? Ah, è arrivata la congela avversaria adesso, Però non abbiamo preso una torre. Una minima soddisfazione. Sono servite 150 truppe, per poterlo fare. Però questo non lo diciamo a nessuno, noi ovviamente. Addirittura penso che la torre vada giù. Esatto. 3 corone, primo game. Mazzo un po' incerto. Ovviamente orda di sgherri da 6. Un po' counter, just a little bit. Va bene. Proseguiamo contro Ciulobito. Abbiamo capito che con il per 2 questo mazzo può anche performare. Golem, così si parte senza paura di nessuno. E lui si mette le mani in faccia e dice: ma che sta facendo il mio avversario? Ma che mazzo è questo? Non è un mazzo, se ti interessa saperlo. E ti dirò anche di più. In teoria, quella strega madre non mi preoccupa per niente, perché noi dovremmo riuscire in qualche modo a fargliela fuori. Ah, palla di fuoco così sul mio arciere magico. Cattivissimo. Intanto la mia macchina volante ha connesso la sua torre e anche il golem. Oddio, va giù. Va giù la torre, ragazzi. Che cosa sto vedendo? Piazzo un re degli scheletri dietro, così intanto iniziamo a accumulare anime. Pazzesco. Cioè, sinceramente non pensavo che sarebbe andata in questo modo. Buttiamo mega sgherro qua. Tocca spawnare le anime. Ma non costava uno?
Mi ricordavo che costava uno quello. Buon macello. Guardate, c'è la sua macchina volante schifosissima che dà un fastidio infinito. Ora dobbiamo solo difendere, ragazzi. Non so se avete capito. 1:40 in cui dobbiamo stringere i denti per non perdere questa partita. Perché se vinciamo un game con un mazzo draftato in questo modo dai barili d'oro delle ricompense e il pass royale, è incredibile. Fate quello che volete. Mi piazza la fornace là dietro. Io ci sto in realtà, non è assolutamente un problema. Anche perché colpettino va giù. Non è a livello 14, ci sta benissimo. Piazzo un arciere magico là. Un po' mi preoccupa, quella strega adesso mi preoccupa. Palla di fuoco sul mio arciere. Sei cattivo, però ha tolto il target alla strega madre. Cosa da non sottovalutare. Vogliamo uccidergliela quel cosino prima che faccia chissà cosa? Vabbè, direi di sì. Quello diventa un porcellino? No, non ci posso credere. Quello è bello sciotto, Ora io non vorrei attaccare, ma in un modo o nell'altro sembra quasi che dobbiamo farlo per forza. Terremoto difensivo da parte del mio avversario. Sto perdendo tantissimo elisir, mi sono distratto. Teoricamente con le sue strutture lì che vengono spawnate non è un problema. Il suo cannone va giù in un attimo. Buono, buono, va bene. Beccati sto golem super tanky. 30 secondi in cui dobbiamo semplicemente resistere. Io ve l'ho detto, ragazzi, la strategia adesso è questa. Resistere semplicemente, niente di più, niente di meno. Palla di fuoco, arriva anche il Gran Cavaliere. Ma non ci spaventa, perché abbiamo vinto con questo mazzo. Voglio 25.000 mi piace. Adesso mettiti le mani in faccia, perché te ne hai capito. Hai preso degli schiaffi a 5.700 coppe da un mazzo a caso. E siamo a 5.700 tondi. Siamo in positivo da quando abbiamo iniziato. Non credo che potremo vincere un game, però visto che abbiamo un livello stella qua pronto per essere preso, lo voglio fare. Abbiamo il golem e facciamolo bellino. Vorrei vedere le potenzialità di questo mazzo tutto maxato, ma non accadrà. Ultimo game di quest'oggi, o bene bene o male male. Clannabis, tutto un programma. Ok, mi parti subito con i goblin. Guarda, io mi prendo delle anime completamente gratuite, se non ti dispiace. Non ho idea di cosa accadrà, sinceramente. Dimmi solo che l'arciere magico riesce a agganciare quella cosa laggiù. Va bene, mi fai fuori quello? Beccati le anime, allora. Disgraziato con la Valchiria. Non so mica se riusciamo a uccidergliela. Cosa ha fatto? Ma perché ha messo quegli scheletrini là? Non ho idea. Difendiamoci. Eccoci, e mo... Io che gli dico a un Ogrider? Nulla. Semplicemente ci muoio. Ecco come funziona. Non abbiamo strutture, non abbiamo unità piccole. È un disastro epocale, raga. Barile d'ossa un attimo così, lanciato allo sbaraglio. Vi dico anche il motivo. In questo modo si prende l'aggro di quelli lì e noi carichiamo il nostro re. Piano piano, non di molto ovviamente. Non so se riusciamo ad agganciare quello. Ma come muoiono gli scheletrini? E ci ponziamo, raga. Ci ponziamo tantissimo. Inizio a spawnare? Beh, per forza. No! Dannatissimo che non sei altro. Purtroppo la sua palla di fuoco ha distrutto tutti i nostri piani. E adesso arriva di nuovo l'Ogrider, che per di più spinge la Valchiria nella nostra base. Disastroso. Malissimo. Pure la Zappetti. Male, 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 male. Che dolore. Potevamo chiudere in bellezza questo draft. Invece no. Non me lo dire così. L'unico momento in cui siamo riusciti a fare qualcosa di decente è quando siamo partiti dalle retrovie con il golem. Dobbiamo farlo. Dai. Forza. Golem che arriva dalle retrovie. Mettiamo un re degli scheletri qua davanti. Lui vuole fare subito la seconda torre. Disgraziato che non sei altro. Pure la palla di fuoco. Mi sembra molto aggressivo come comportamento, te lo dico. Te lo dico, ma parlo per un amico, Noi siamo in base avversaria con due pezzi di golem. Palla di fuoco che ci crea gli scheletrini. Vabbè, pure la zappettina. E allora, dillo che mi odi. Vai, re degli scheletri. Pigliala e portala a casa. Ecco, cavolo, ci sta la Valchiria. È game over, purtroppo. Game over. Ecco, che ti devo fare io? È andata così quest'oggi, ma vi dirò, mi sono particolarmente divertito. Perché farlo con i bauli che costano un sacco di gemme ti garantisce anche carte un pochino più mirate. In questo modo, come avete visto, è uscito fuori proprio l'arlecchino per eccellenza. Questo episodio del draft termina qua. Io spero che vi siate divertiti, che vi sia piaciuto. Se così è stato, voglio un bel pollicione in su. Secondo voi è possibile davvero, in questo momento, con il livello di gioco che c'è, vincere con dei mazzi fatti in questo modo? Io sono riuscito a vincere una partita, ragazzi. Vi dico solo questo. Tanti mi piace, commentate, iscrivetevi alla campanellina. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Qua sempre tutto.
Il keynote di quest'anno è finito, ragazzi. Buonanotte!